L'oggetto è proprio capire in una città che ha queste caratteristiche, cercare di capire, farne un laboratorio per cogliere quali sono le specifiche esigenze. Quindi parte un percorso, non è un'iniziativa una tanto, è un progetto per mettere a fuoco come la mobilità pubblica può favorire l'invecchiamento attivo, come deve essere modificata dal punto di vista dei mezzi, come deve essere modificata dal punto di vista del servizio. L'obiettivo è favorire la mobilità attiva e rendere quindi l'anziano, anche se l'anziano chiunque abbia qualche problema anche di mobilità o qualche altro disagio, possa effettivamente fruire del trasporto pubblico. Abbiamo qualche idea, ma l'oggetto lo studio a testarle. Faccio un esempio: noi abbiamo un'app che è favorire la mobilità in città, che fornisce orari, fornisce il biglietto. Stiamo per lasciare una nuova versione, stiamo cercando di inserire in questa nuova versione caratteristiche che vadano anche a favore di chi ha qualche problema visivo, per esempio, quindi magari con dei comandi sonori che suppliscano alla impossibilità di leggere determinate informazioni, e questo è un esempio. Se mi sposto invece riferiti agli autobus, cercheremo di valutare ad esempio la lunghezza delle maniglie, come posizionare o che lunghezza fare maniglie a punti di attacco per persone che magari possono avere problemi sull'articolazione, quindi non essere così facilitate nell'attaccarsi agli appigli normali. Le prossime 2 settimane inizieremo i primi test sul campo, quindi nel caso che citavo dell'app faremo degli user test, dei silver test con degli utenti anziani, e lo stesso porteremo un gruppo di anziani selezionato con il Galliera a provare dei nuovi mezzi per raccogliere indicazioni. Con queste indicazioni dovremo lavorarle e capire in che misura sono anche realizzabili dall'industria, perché purtroppo per l'autobus spesso si tratta di prodotto di mercato con caratteristiche e non sempre si riesce a incidere sulle caratteristiche del mezzo. Ma ripeto, l'obiettivo è cominciare intanto a capire quello che servirebbe e far sì che questo progetto sia anche un progetto italiano, non sia un progetto solo Genova. Cioè, il tema dell'invecchiamento è un problema che riguarda l'intero paese, non solo la nostra città.